Ok, penso che possiamo iniziare, se no poi togliamo tempo alle relazioni e alle discussioni. Allora, buon pomeriggio, benvenuti a questo webinar sincrono Ecocardiogramma transesofageo valore incrementale nei diversi setting clinici organizzato dal Working Group SIC di Ecocardiografia. Uh, un ringraziamento ad Antonello D'Andrea, il chair del Working Group, per avermi invitato come moderatore, ed è per me un piacere moderare questo webinar assieme a Giulia Elena Mandoli da Siena. E questo webinar ha avuto un enorme successo perché abbiamo tantissimi iscritti e quindi per non togliere spazio alle relazioni, poi soprattutto alla discussione, inizieremo subito con, con il talk. A tutti quanti, se hanno delle domande, magari di poterle scrivere nella chat, così le raccogliamo e le utilizziamo alla fine per la discussione. Il primo speaker è Alessandro Malagoli, uh, Anatomia generale ecografica e sezioni base. Prego. Buongiorno a tutti. Condivido lo schermo, datemi solo un feedback se va tutto bene. Perfetto. Perfetto. Eh, allora, un titolo eh, generale, un titolo standard, eh, che ovviamente si presta a una serie di. Eh, chiacchierate eh, che potrebbero durare tanto e in dieci minuti eh, l'idea che vorrei trasmettere a chi ci ascolta, ai moderatori e, e ai gentili relatori che parleranno insieme a me è quella: come eseguire un ecocardiogramma transesofageo standard? Eh, per fare questo, eh, mi sono, eh, tendo a suggerire eh, di riferirsi alle eh, linee guida standard, alle linee guida eh, internazionali, soprattutto le ultime uscite che sono quelle del 2019 americane, in quanto quelle europee sono sostanzialmente simili eh, ma sono un po' più precedenti. L'unica eh, diciamo, novità eh, grossolana riguarda il suggerimento di una eh, particolare sezione che eh, analizzeremo successivamente. Per parlare di eh, sezioni base e anatomia del transesofageo mh, non si può non iniziare dalla manualità perché questa sonda eh, consente di eseguire un esame approfondito ma necessita di una manualità che eh, dobbiamo imparare a conoscere e eh, a sensibilizzarci nel momento in cui eh, manovriamo la sonda. Perché è vero che abbiamo dei movimenti eh, legati all'angolazione, quindi utilizzando eh, i pulsanti e le rotelle presenti sul cosiddetto joystick, joypad che abbiamo solitamente nella mano destra, ma eh, molto importanti... Sono i movimenti che eseguiamo col polso per consentire delle movimenti eh, di anteriorizzazione e posteriorizzazione della sonda, ma anche di approfondimento della sonda lungo il tratto dell'esofago. Ecco quindi che eh, in base a questi movimenti possiamo eseguire delle sezioni a livello ap-esofageo, quindi la porzione. Eh, superiore, alta dell'esofago, per poi eh, scendere fino a un livello medio-esofageo, dove solitamente acquisiamo le sezioni maggiori, e poi approfondire eh, la sonda inser attraversando, eh, le inserendo diciamo, la, la sonda all'interno dello stomaco, e qui eseguire eh, diciamo, delle sezioni un po' particolari, che sono molto utili in determinati setting specifici. Ovviamente eh, cercherò di focalizzare il tutto eh, su quello che è l'esame standard, quindi escludendo eh, esami pediatrici ed esami di eh, cardiopatie congenite, che meriterebbero ovviamente una chiacchierata a sé stante. La prima sezione che eh, ci troviamo a dover eseguire è solitamente quella media esofagea, eh, che si trova, eh, che sostanzialmente è una quattro camere invertita. E che consente di valutare due aspetti. La prima è la valvola mitrale, di cui eh, la relatrice successivamente ci parlerà in modo dettagliato, e la seconda osservazione che dobbiamo fare è eh, la capacità contrattile del ventricolo sinistro. Eh, suggerisco sempre di valutare questo aspetto perché eh, tende un po' a essere eh, scotomizzato quando si fa un transesofageo, almeno un'idea grossolana sulla cinetica del ventricolo di sinistra. Come esplorare la valvola mitralica? Eh, il primo taglio ha sostanzialmente zero gradi, a livello medio esofageo, eh, ripeto, una quattro camere, quindi ci consente di esplorare il lembo posteriore sul lato destro e il lembo anteriore sul lato sinistro. Con un piccolo movimento posso eseguire una cinque camere, quindi aprire la, la valvola ortica, che, però, risulta essere molto più eh, facilmente esplorabile eh, in una sezione eh, successiva. È quello che ha il volume eh, aperto. Procedendo invece eh, con eh, le, i movimenti della rotazione angolare, eh, io posso eh, eseguire una serie di esplorazioni eh, dei vari scallop della valvola mitralica. E quindi la, la sezione successiva è quella intorno ai 60 gradi, che è anche la cosiddetta intercommissurale, e che consente di esplorare due scallop dell'emo posteriore, P1 e P3, e al, suo, al, suo, diciamo, al centro eh, si trova invece lo scallop A2. Procedendo ulteriormente con eh, l'avanzamento dell'angolo, eh, eh, diciamo facendo una sezione a 90 gradi, arrivo a esplorare, eh, proseguo a esplorare la, gli scallop della valvola mitralica in modo da eh, escludere la presenza di piccoli prolassi o piccole rotture cordali. La valutazione della mitrale si conclude intorno ai 130 gradi, eh, quando appunto posso valutare insieme alla valvola mitralica anche un'eventuale insufficienza della valvola ortica. Oggi, come oggi eh, lo vedremo successivamente, abbiamo tutta una serie di tool eh, moderni, il, tra il 3D e diciamo, l'illuminazione, eh, come si suol dire, della, della valvola mitrale, che ci consentono di valutare rapidamente quali sono gli scallop prolassanti. Ma il suggerimento secondo me che deve passare in tutte le scuole di specialità è che non si può partire a valutare la valvola mitralica direttamente con un transesofageo, altrimenti rischio di perdere degli aspetti anatomici che il transesofageo non riesce a valutare come le sezioni bidimensionali. Valutata la valvola mitralica, un esame standard prevede la valutazione della valvola aortica. Questa eh, si esegue intorno ai 40-45 gradi eh, in modo da ottenere una sezione eh, trasversa eh, in modo da vedere anfas la mia valvola ortica e escludere la presenza di anatomie diverse dalla classica tricuspidia. Ehm, approfondendo un pochino la sonda perché siamo sempre comunque a livello medio esofageo, si apre la, cosi la cosiddetta camera in flow-outflow flow del ventricolo destro che è molto importante ad esempio se voglio valutare eh, aspetti anatomici della valvola tricuspide. La eh, eh, valvola, eh, questo è un esempio, eh, e oltre a valutare come in questo caso un'anatomia anò particolare della valvola eh, aortica, ovvero una quadricuspidia, riesco a valutare appunto anche il tratto d'afflusso e di efflusso del ventricolo destro. Una semplice, con un semplice movimento di rotazione eh, del polso, e quindi eh, posteriorizzando eh, la sonda, eh, passo da valutare la valvola ortica a valutare l'auricola, che è forse probabilmente la eh, situazione anatomica che più beneficia di una valutazione transesofagea, soprattutto ad esempio in previsione di una cardioversione elettrica oppure di una chiusura percutanea di questa saccoccia. È molto importante eh, esplorarla in tutti i suoi assi perché solitamente si tende a eseguire il classico, eh, la classica sezione a 60 gradi dove sostanzialmente tutte le auricole presentano un'anatomia a manica di vento. Ma io suggerisco in eh, modo molto incisivo ai vari eh, colleghi che si appropinquano a questa metodica di esplorarla eh, procedendo con una valutazione rotazionale, quindi come vedete passando dai 63 gradi ai 95 gradi, e vedete già che l'anatomia dell'auricola tende a un pochino a cambiare mostrando qualche cripta aggiuntiva. Se poi procedo ulteriormente fino ai 130 o ai 140 gradi, beh, vedete che eh, questa auricola non ha la classica anatomia a manica di vento, ma presenta una serie di trabecolature dove possono annidarsi una serie di trombosi che se non viste eh, possono causare ovviamente dei problemi in sede di cardioversione elettrica. Quindi mi raccomando esplorare tutta l'auricola la, la, sinistra lungo i suoi assi. Anche qui eh, le nuove tecnologie ci danno una... Una mano da un punto di vista anatomico, ma per quanto riguarda la valutazione della presenza o meno di trombosi all'interno dell'auricola, sinceramente non è che diano chissà che valore incrementale. Sicuramente confermano il fatto che eh, la, la, la bocca dell'auricola non è una eh, bocca rotondeggiante, ma tendeva a essere più ovalare, e quindi questo eh, è molto importante nel momento in cui devo scegliere le, il sizing, ad esempio, di una protesi per la chiusura percutanea. Di questa saccoccia. Cosa molto importante, va bene escludere eh, la presenza di trombosi, ma devo anche imparare a riconoscere le cosiddette eh, varianti della normalità, come ad esempio in questo caso la presenza di un muscolo pettinato eh, iperecogeno, che non deve essere confuso con la presenza di una eh, trombosi eh, omosede, con conseguente esclusione di un'indicazione di una cardioversione elettrica. Eh, è ovvio che quando ricerchiamo una trombosi non sempre abbiamo dei quadri così netti e nitidi eh, che eh, facilmente consentono di fare una diagnosi, ma eh, è molto importante quindi non solo esplorare tutta l'auricola in tutto la sua, il suo decorso rotazionale, ma imparare anche a conoscere le cosiddette varianti della normalità per non eh, fare diagnosi errate di trombosi. Un ultimo aspetto: questo tipo di sezione ci consente di valutare i rapporti con eh, le coronari, in particolar modo il ramo circonflesso che vedete al centro, eh, questo aspetto rotondeggiante, eh, che eh, la sua vicinanza a, o meno eh, all'anello della mitrale piuttosto che alla bocca dell'auricola di sinistra è un dato eh, da pre presentare all'emodinamista o all'elettrofisiologo che procede alla chiusura percutanea dell'auricola dell perché potrebbe causare. Un ingombro eh, e un problema nel momento in cui si va a posizionare il device di chiusura. Penultima valutazione da fare in un esame standard è la valutazione bicavale eh, in modo da valutare bene la presenza o meno eh, di una proprietà del foramo ovale. Questo ovviamente è utile nei casi di ESUS e quindi di ictus criptogenici, ma anche in previsione di eh, procedure eh, per che necessitano il, il passaggio all'interno. Eh, o, o tipo la, la puntura transettale, oppure semplicemente eh, mh, ablazioni quali eh, ablazioni del, mh, di fibrillazione atriale, quindi della parte sinistra del, del cuore. Questo è un dato che l'elettrofisiologo eh, vuole sapere, perché ovviamente eh, sceglie se passare attraverso la, eh, un foramo vale pervio, naturalmente, oppure necessita di una puntura transettale. Per quanto riguarda eh, la valutazione eh, del, del PFO, oltre ad una valutazione base, è necessaria la, la valutazione con un color doppere, come in questo caso il PFO è presente in basale e si vede questo piccolo jet eh, blu che rappresenta la, un PFO pervio in basale. Se poi eseguo la classica valutazione con bubble test, ovviamente aumento notevolmente la sensibilità in caso di valutazione basale negativa. Questo ovviamente si esegue negli, negli ictus criptogenici. Ultimissima valutazione che si fa solitamente, ma non sempre, in un esame basale standard è la valutazione transgastrica, che eh, di solito si fa se voglio valutare meglio gli apparati valvolare mitralico o tricuspidalico o come in questo caso, se faccio la uh, valutazione profonda, la voglio stimare un gradiente, correttamente un gradiente transvalvolare aortico qualora abbia una interpretazione dubbia della presenza o meno di una stenosi valvolare aortica. Prima di terminare eh, l'esame è fondamentale eseguire una rotazione di 180° gradi del mio joystick in modo da eh, avere in, una valutazione della aorta toracica discendente e in, eh, partendo da un livello medio esofageo si tende a salire fino a un livello up esofageo dove si eseguono sia delle valutazioni in sezione sagittale che trasversale in modo da valutare la presenza di eh, aterosclerosi eh, omosede. Questo è importante ovviamente per il rischio embolico. Ovviamente questo si fa di prassi in caso di dissezione. Un ultimo suggerimento e qui concludo. Eh, questo è un ottimo sito, eh, di un, un sito canadese, che eh, consente di valutare eh, in modo eh, da molto didattico per fare eh, uno studio anche a casa delle varie sezioni in modo eh, automatico. In quanto consente sia una valutazione ecco, su modello che eh, immagini reali eh, sul lato destro. Quindi eh, ve lo suggerisco caldamente. Ultima diapositiva, lasci i miei contatti qualora vi abbiate domande da farmi. Grazie mille al dottor Malagoli per la brillante relazione. Come anticipato faremo la discussione finale, quindi teniamo le domande in caldo eh, per più tardi. Rinnovo i miei saluti, grazie al prof Di Salvo per l'introduzione, grazie al prof. D Andrea per il graditissimo invito. Lascio la parola proprio a lui che ci parlerà di endocardite infettiva che è una delle principali indicazioni all'esecuzione di un effettogramma transesofageo quindi ci svelerà il corretto utilizzo e le possibili complicanze eh, da diagnosticare in questo setting prego Antonello ah, buon pomeriggio a tutti mi sentite? Perfettamente, vediamo le slide. Perfetto, grazie. Allora, eh, sicuramente, come hai detto giustamente tu, l'endocardite effettiva è uno dei campi di applicazione clinica più, assolutamente più importanti del transito selvaggio. Le, le indicazioni ovviamente ce le danno tanti documenti, in primis le, le linee guida come, come è giusto che sia. Eh, che sottolineano come dall'inizio del processo diagnostico l'ecotransoracico in prima battuta ma molto spesso anche l'ecotransesovageo con moltissime applicazioni eh, è fondamentale. A me piace molto questo schema che in realtà è delle precedenti guida, perché ci fa capire come in presenza di un sospetto clinico eh, forte, eh, vedete si fa sempre il transoracico di, di, in, ovviamente, ma anche in presenza di un transoracico che sia negativo, la presenza di un sospetto clinico molto forte di endocardite ci spinge a fare il transosofageo, così come in alcuni set incritici un po' più delicati, come quello della, della, delle protesi valvolari, per esempio, in cui tipicamente è più facile che si possa trovare qualcosa di, di nascosto. Eh, altro aspetto fondamentale che, infatti, vi ho sottolineato tu dall'inizio è che il transesofageo ci permette di definire una serie di complicanze per i valvolari che è una peculiarità proprio del transesofageo. Questa è una semiotica un po' eh, diciamo complessa, perché quello che è più comune, e tutti conoscono, sono le vegetazioni, ma bisogna conoscere una serie di aspetti di cui faremo una rapidissima carrellata, eh, che sono quelle complicanze, che in realtà sono il link poi, per dare indicazioni di tipo chirurgico, per cui sono sicuramente fondamentali. Eh, la, la diagnosi ovviamente parte come al solito dall'emocultura, ma l'imaging ha sempre un ruolo fondamentale. Già dal 2015 è stata introdotta la, la, anche la PET per le protesi valvolari impiantate, che sono quelle un po' più complicate. La percezione a livello europeo dell'utilizzo dell'utilità del, dell del troncofagio è ben consolidata perché vedete che dalla survey eh, eh, di qualche anno fa ci indicava che più del 50% dei pazienti con sospetto clinico eh, fanno il troncofagio a livello europeo. Allora, ci sono i casi facili, vediamo una serie di, carrelle, di, 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 di casi in cui già il transesofagio è di rimenti, eh, cioè il transtoracico in cui si vede una vegetazione, è una cosa più semplice da vedere, in questo caso a livello lustico. Eh, in altri casi è un rumore di fondo. Il microfono aperto. Non so se riusciamo in qualche modo a capire chi è. Eh, il dottore Lattanzio che ha il microfono aperto, è... se magari gentilmente lo può spegnere. Grazie. O se la regia può spegnere i microfoni di chi non parla. Esatto, credo che andiamo meglio. Grazie, Giovanni. E questo invece è un altro caso in cui non si vedeva molto bene in una protesi perché molto spesso ci può essere un cono d'ombra al, al transtoracico soprattutto a livello mitralico invece vedete una evidente vegetazione nodulare sotto il limbo anteriore ancora più evidente in, questo, in questa sezione qua eh, quello che è fondamentale nel transofagio come dicevamo è dare l'indicazione chirurgica parliamo di, di diciamo, sezioni sinistre in cui le indicazioni possono essere o uno, diciamo, uno scompenso inteso come una compromissione motorizzata dinamica correlata alla endocardite o dei segni di infezione incontrollata che sono delle complicanze le vedremo tutte rapidamente o il rischio di embolizzazione che vedete sopra i 10 mm eh, eh, diventa importante per le valvole sinistre eh, e allora qualche eh, caso ovviamente la compromissione emodinamica avviene molto spesso quando c'è una compromissione diretta del limbo cioè quando c'è una fissurazione tendenzialmente acuta ma questa si può vedere spesso anche al transoraceo con un jet massivo come in questo caso che va un ventricolo in realtà non dilatato e questo ci indica l'acuzie del tutto ovviamente perché il ventricolo ancora non ha avuto il tempo di adattarsi e ci sono dei segni indiretti che vede anche la presenza di un flusso retrocodro diastorico sia in aorta toracica addirittura in alcuni casi in aorta addominale e questi sono segni acuti, questo è un altro esempio di fissurazione proprio di avulsione quasi di cuspide aortica con una, una uh, insufficienza massiva. Uh, e questo è a livello mitralico sostanzialmente analogamente. Quindi questa è la compressione emodinamica. Le complicanze abbiamo detto diverse possibilità uh, sono abbastanza comuni, soprattutto ovviamente in presenza di protesi valvolari, vanno ovviamente ricercate. Questo se vedete è un esempio particolare in cui c'è una complicanza correlata al limbo che si chiama diciamo, ascesso del, del limbo valvolare. Sostanzialmente una prefissurazione in cui il limbo mitralico è danneggiato, ma ancora non si è completato fissurato e questa è un'estensione in questo caso di un'endocardite a livello aortico eh, sul, per estensione sul versante mitralico con insufficienza severa secondaria. E vedete, questa, questa immagine proprio tipica ad anello che quando la si vede non si dimentica più, che è proprio eh, di questo tipo di complicanze. Eh, altro aspetto, il perivalvolo. Il perivalvole studia solo nel dettaglio il transesofagio, in questo caso, soprattutto a livello della valvola ortica. Vedete c'è eh, la presenza di materiale proprio eh, iperecogene intorno alla valvola che però no, non sembra avere diciamo, una comunicazione. In questo caso è un ascesso perivalvolare in cui non c'è, vedete il colore non si fitta, non è rifornito sostanzialmente. Quello che vedete dopo è uno stadio successivo, cioè molto simile all'immagine, ma, ma vedete una pulsatilità all'interno di, di questa iperecogenicità, quasi un cor battente, che eh, se vedete è, 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 è è correlato sostanzialmente a uno pseudoneurisma, cioè c'è un flusso che va all'interno dell'ascesso, quindi è uno stadio diciamo, successivo. In questa immagine vedete un altro abbastanza chiaro periaortico con la relativa pulsatilità, e ovviamente più pericoloso perché è in una fase di ulteriore rifornimento. E lo vedete qua in più sezioni, qui si può vedere proprio la pulsa di intorno alla valvola aortica. Ehm, questo è un altro esempio di ulteriore complicanza: vedete, questa ovviamente è una protesi eh, in sede aortica, vedete. Questo flusso che va diretto dal periaorta verso l'atrio sinistro, che è espressione proprio di una fistolizzazione, cioè la fistolizzazione è una comunicazione tra due camere native. Eh, e che vedete con questa immagine fissa, quasi, quasi romantica, con questo cuore che, che di, di, di forma di questa comunicazione, ma che purtroppo indica un'ulteriore complicanza. E questa che vedete ora è un'ulteriore complicanza, ancora più grave: cioè proprio una fistola tra il ventricolo sinistro e il ventricolo destro. Allora il bello e il brutto del transofaggio è proprio questo, che voi non avete esattamente idea di quello che cercate perché non sapete l'estensione del batterio dove può essere arrivata, ma è fondamentale che voi andate a cercare tutto proprio per dare l'eventuale indicazione chirurgica. Ovviamente tutte queste complicanze per i palvolari sono indicazioni chirurgiche in urgenza. E questo è fondamentale. Il terzo step di indicazione chirurgica, come detto, è dato dal grado di embolizzazione. Quindi dovete descrivere le caratteristiche di un'eventuale vegetazione. C'è uno di San Filippo che, ma sostanzialmente vi descrive, eh, vi mette insieme dimensioni, mobilità, eh, estensione, cioè se su più valvole o la, la tipologia, ovviamente, della, della vegetazione stessa. E vedete, questa è una vegetazione lunga che ovviamente eh, sicuramente più di 10 mm ad alto rischio eh, em, embolico. E questa invece è una vegetazione ancora più grossolana, sempre sul, sulla valvola mitrale, con, la, con le sue complicanze. Ehm, per quello che riguarda le iprosi valvolari, più o meno le indicazioni sono molto simili. Ci può essere una complicanza importante che vediamo insieme. Questo è un paziente che viene per accesso in realtà in neurologia, a delle volte, noi vediamo indirettamente perché alcune embolizzazioni a livello cerebrale poi ci vengono indirizzate. Per fare l'ecocardio, in caso di, di un ictus come questo tipo, vedete al transoracico questa immagine, questo flusso quasi orizzontale eh, con un'estrema mobilità della protesi aortica stessa. Vedete questo al transesofageno, a secordo quanto spazio anecogeno c'è intorno, ma quello che colpisce è l'estrema mobilità. E questo ovviamente, è proprio un, un adescenso, quasi un distacco di protesi, e, e un ulteriore grado di urgenza di una protesi valvolare. Lo vedete qua come si vede bene nella, nella sezione a 120. Gradi. Uh, ultime cose che vi dico ovviamente per quello che riguarda le sezioni destre il discorso è un po' più uh, permissivo, nel senso le indicazioni chirurgiche sono più o meno le stesse, ma sono un po' più restrittive, uh, ovviamente segni di scompenso, il rischio di embolizzazione viene dato con vegetazioni più ampie, quindi più di 20 mm rispetto ai 10 di quelle delle sezioni sinistre. Uh, altro aspetto fondamentale che è molto attuale vista l'estensione dell'utilizzo di device uh, è ovviamente la uh, ehm, endocardite. Di, eh, di un device intesi come cateteri, elettrocateteri soprattutto di eh, pesmecro e defibrillatori, molto spesso dovete addirittura dare indicazione all'espianto quando c'è un, documentata una vegetazione come in questo tipo, sicuramente il transofaggio è la metodica ideale per andare a osservare cateteri sia sul versante ventricolare e soprattutto quello atriale che molto spesso non si vede bene in casi come questo, vi faccio vedere questo caso di paziente obeso in cui si intravedeva solo in sottocostale una vegetazione molto grossa su, su Uh, in questo caso uh, su catetere e vedete però il transofaggio quanto era gigantesca e eh, ovviamente potete immaginare quanto fosse complessa da rimuovere e questa non, non può essere rimossa se non chirurgicamente quindi sono dati che eh, dovete dare e sono fondamentali e eh, queste da varie sezioni allora vado a concludere con, mh, riassumendo sostanzialmente eh, nel processo decisionale dell'endocardite infettiva sicuramente l'ecotrans toracico è il primo step, l'ecotrans fa già molto spesso indicazioni come detto in alcuni setting particolari come le protesi oppure quando c'è un alto rischio diciamo eh, alto sospetto clinico, dovete essere molto dettagliati, dovete descrivere soprattutto quelle che possono essere le possibili indicazioni di un intervento chirurgico e le abbiamo viste nel dettaglio. Vi ringrazio. Benissimo, grazie Antonello, bellissima presentazione, immagini stupende, veramente impressive. Eh, passiamo alla prossima relazione. Ricordo a tutti quanti, ai eh, tanti connessi, eh, di scrivere le loro domande sulla chat che verranno poi utilizzate per la discussione. Quindi se avete dubbi, se ci sono delle cose che non mi sono chiare o dei punti che volete, eh, insomma, ulteriori chiarimenti, scrivetelo sulla chat. Eh, adesso passo la parola a Federica Elardi, che invece ci parlerà del ruolo della transesofagea nello studio della valvola mitralica. Il microfono. Scusatemi, buon pomeriggio. Um, la allora, valvola mitralica sicuramente uh, sì, è quella che uh, tra le valvole cardiache si presta uh, meglio alla, um, alla valutazione con il transesofageo, e uh, questo legata alla sua posizione anatomica, considerata che giace proprio molto vicina all'esofago, separata essa tra, uh, attraverso l'atrio sinistro, che riempito di sangue, costituisce una uh, eccellente finestra acustica. Inoltre, la possibilità di, locali, di posizionare appunto la valvola mitrale al centro del piano del. Uh, settori di scansione fa sì che um, è possibile effettuare una vera e propria rotazione di, di 180 gradi intorno alla parte centrale della valvola che consente una uh, visualizzazione e una, uno studio dettagliato dei limbi e degli scallop uh, degli scallop della metalli. Uh, inoltre, uh, anche la possibilità di consentire un quasi perfetto allineamento del Ploscottro uh, tru, sonoro con il flusso del, attraverso la valvola la rende anche uh, particolarmente ai uh, Idonea e, uh, um, e uh, affidabile anche nell'analisi delle uh, misurazioni Doppler. Uh, ma quello che uh, ancora di più ha uh, reso lo studio della valvola uh, mitrale con il transesofageo um, um, Insomma, quasi eh, in, un, un esame quasi imprescindibile nello studio di questa valvola è l'applicazione del 3D eh, attraverso il quale possiamo, eh, come potete vedere, dico, effettuare delle vere e proprie ricostruzioni in fase della valvola mitrale, sia dal versante atriale che dal versante ventricolare, ottenendo delle immagini che sono eh, quasi eh, paragonabili ad una eh, vista eh, chirurgica della valvola stessa, consentendo quindi una valutazione accurata dei limbi valvolari, dell'orifizio e dell'apparato eh, sottovalvolare. Ma quando ci troviamo di Fronte ad una valvola mitrale che dobbiamo studiare al transesofageo, qual è de quale deve essere il nostro approccio? Sicuramente partire da una valutazione anatomica, ricordiamoci. Valvola mitrale, una valvola con uh, due lembi uh, anteriore e posteriore che sono tra di loro in continuità in corrispondenza delle, um, delle commissure, l'anterolaterale e commissure posteromediali, che fungono da veri uh, e propri retteri anatomocirurgici ed ecografici. Uh, diverse classificazioni della, um, uh, di anatomiche della, uh, della valvola mitrale sono state proposte. Quello che è più universalmente uh, utilizzata che uh, anche raccomandata che a cui fanno riferimento le linee guida europee ed americane è la nomenclatura di, ca di Carpentier che tiene conto appunto della um, presenza di tre scallop anatomici del lembo posteriore generati determinati dalla presenza di indentature lungo questo uh, lembo e, um, a cui corrispondono poi delle, uh, um, altrettanti scallop uh, del uh, lembo anteriore e il um, insomma la denominazione di ciascun scallop è relativa alla sua vicinanza alle commissure, quindi lo scallop che si trova in corrispondenza della commissura anterolaterale um, saranno gli scallop così, uh, chiamati scallop laterali e quindi adesso daremo il nome di A1 più 1 quelli che si trovano in corrispondenza della commissura posteriore um, sono scallop mediali e uh, vengono dati il nome A3P3 centralmente, invece parleremo di uh, A2P2 e quindi andiamo un po' a, uh, ad analizzare quali sono le sezioni Ecocardiografiche al transesofageo che sono necessarie per un corretto e un completo studio della uh, del, valvola mitrale. Uh, abbiamo, abbiamo iniziato già a vederli con recentemente con, um, uh, con Alessandro e um, pa partiamo dalla sezione media a 4 gradi a 0 gradi. Vediamo che in questa uh, sezione uh, effettuiamo un taglio obliquo della, uh, del, um, uh, della valvola mitrale, quindi tagliamo la. Um, nella linea di riportazione, e in questa sezione abbiamo modo di uh, visualizzare uh, tutti gli scallop a partire quindi dalla commissura laterale a quella mediale in base a che altezza posizioniamo nel del, medio-sopagio, posizioniamo la sonda a che grado di anteroflessione o retroflessione otteniamo. Perché se ci troviamo un po' più in alto, tagliando attraverso il tratto di flusso del, uh, del ventricolo sinistro dell'LBT, uh, sappiamo che stiamo in corrispondenza della commissura uh, laterale, qui, e eh, quindi stiamo vedendo P1. Uh, più uh, procede avanzando con la sonda e retrofettendo ci spostiamo uh, posteriormente e uh, medialmente andiamo verso uh, dal, la commissura posteriore quindi a 3p3 uh, passando ovviamente per i scallop centrali a 2p2 um, avanzando di gradi dalla medietofagea quello che uh, andiamo a vedere è la, uh, la sezione bicommissurale vediamo che questa è una delle uh, sezioni più importanti nella, uh, nello studio della valvola mitrale perché si Sicuramente da qui ehm, consideriamo che eh, effettuiamo un taglio eh, lungo la, eh, da commissura a commissura, quindi in questo caso la linea di coaptazione viene tagliata in due punti. Questo ci potrebbe dare la falsa immagine al color dot perché eh, l'insufficienza che stiamo vedendo è costituita da più, eh, da più jet. In realtà, ehm, come dicevo, è una falsa, ehm, una falsa immagine legata al fatto che stiamo appunto tagliando la linea di commissione quindi attenzione nella valutazione dell'insufficienza questa non rappresenta la sezione idonea per fare valutazioni quantitative come ad esempio una vena centrata o, uh, o un plisa ma perché questa uh, questa sezione è, um, è eh, tra quelle più utilizzate nello studio della valvola metrale proprio perché attraverso l'applicazione dellx um, del, plane o Multi-D a seconda dell'apparecchio che stiamo utilizzando uh, possiamo fare un, dei tagli um, ortogonali alla nostra e quindi uh, possiamo scan scansionare la valvola uh, mitrale lungo tutta la sua linea di commissione, passando quindi dalla commissione mediale a quella uh, laterale, ottenendo quindi un'analisi dettagliata di tutti gli scallop uh, che è fondamentale per andare a identificare la localizzazione del difetto e, um, e uh, andare a quantizzare poi uh, la, il jet di rigucito, vedere dove è localizzato e uh, in in guidando in questo modo eventuali. Uh, proced um, eventuali um, uh, procedure di uh, riparazione. Um, avanzando di gradi passiamo alla medio esofagia a due camere quindi uh, la, la 90 gradi che, uh, mh, dalla quale effettuiamo un taglio del, uh, della valvola che passa per la commissione mediale questa uh, sezione è essere particolarmente utile per uh, andare a valutare tutte quelle uh, che sono le insufficienze che localizzate più uh, medialmente e terminiamo le uh, sezioni medio esofage con l'assi la, uh, la, lungo da 120 a 150 gradi uh, è sicuramente la sezione imprescindibile quando, eh, nel, per, le, eh, per i, i difetti che interessano gli scalloc centrali, eh, soprattutto è la, um, la sezione da prediligere in presenza di un prolasso. Questo perché in questa sezione andiamo a tagliare l'anello in corrispondenza del suo uh, diametro minore, il diametro uh, setto laterale. Presenta anche il diametro più alto e sappiamo infatti che la valvola vitale ha, una, um, ha un, un anulus che è ellissoidale, quindi, come vedremo dopo, ha un um, uh, 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 diciamo un diametro um, antero posteriore, eh, che è più posizionata più in alto, e un diametro commissurale che è più basso. Quindi una valutazione del, uh, del prolasso dalla, uh, dalla bicomissurale ci porterebbe a una sovrastima del prolasso stesso. Mentre da questa, da questa sezione eh, il, la valutazione risulta essere sicuramente più eh, adeguata. Concludiamo l'analisi e lo studio della nostra eh, valvola dalle eh, sezioni transgastriche eh, dove abbiamo questo aspetto tipico a bocca di pesce, quindi eh, dalla transgastrica a sé corto possiamo visualizzare contemporaneamente tutti e sei eh, scallop. E con l'applicazione del color dop e del color eh, possiamo avere indicazione sulla eh, precisa localizzazione del uh, jet. Um, una, uh, dalla, dalla stessa sezione al, in asse lungo invece abbiamo un focus su quelli che sono l'apparato sottovalvolare, quindi uh, tale uh, sezione potrebbe essere particolarmente utile quando ci troviamo di fronte ad esempio a delle stenosi mitraliche uh, con interessamento dell'apparato uh, sotto sottovalvolare. Um, lo studio della valvola mitrale non, um, non, non può prescindere da una valutazione del suo annuso come vi dicevo, due uh, diametri dobbiamo considerare: quello antero posteriore più piccolo, che il diametro intercommissurale e um, uh, Oggi, uh, con i nuovi uh, apparecchi più recenti, sono disponibili dei veri e propri software che ci consentono una quantificazione anche semiautomatica dell'anus uh, dell cioè, attraverso un'acquisizione full volume della nostra valvola. Uh, ci permettono quindi di misurare sia i diametri e um, l'area dell'anello che um, ci serve, uh, ci può essere utile ad esempio nella valutazione della quantizzazione uh, di del, um, de un um, volume rigurgitante attraverso il metodo quantitativo. Um, come vi anticipavo, la, il 3D uh, costituisce un'opzione, una, uh, un insomma, un... Una, un metodo che ci consente di, uh, di effettuare delle misurazioni che uh, dal 2D sono possono essere limitate o, po o possono causare una sovrastima o sottostima di alcuni parametri. Tra questi ci, sicuramente c'è la misurazione dell'area valvolare. Vediamo infatti attraverso l'applicazione della uh, del, um, del, uh, um, valutazione multiplanare uh, ci consente di posizionare in maniera perpendicolare la struttura di nostro interesse che vogliamo misurare. Um, come ad esempio uh, l'area la, um, uh, della uh, del, valvola e quindi siamo sicuri, localizzandoci uh, perfettamente a livello dei, uh, dei tip, quindi dell'estremità dei limbi valvolari, siamo sicuri di andare a misurare il quella che è l'area uh, più grande dell'oripizio uh, valvolare in diastole. Così uh, oppure applicandolo il, uh, nel, uh, nei rigurgiti, stesso uh, metodo può essere molto utile per la misurazione del la uh, della vena contratta, l'area della vena contratta in uh, Trighi e quindi um, siamo partiti da una valutazione anatomica, andiamo, um, passeremo quindi a una valutazione funzionale questa, l'identificazione um, del difetto anatomico ci aiuta in presenza di un'insufficienza mitralica nell'identificazione di qual è il meccanismo della, uh, del rigurgito. Facciamo quindi riferimento a quella che è la classificazione di carpentiera, eh, che tiene conto appunto dell'entità, uh, dell della mobilità uh, dei uh, lenti valvolari. Quando quando ci troviamo di fronte a dei uh, limbi valvolari di normale escussione e produzione ci troviamo di fronte a un carpettiere di tipo 1 che può essere uh, di tipo primitivo come in questo caso in caso in presenza di uh, cleft uh, del limbo postile della mitrale, vedete come in questo caso il 3D ci aiuta molto e um, ci, um, ci permette di visualizzare con molta chiarezza la presenza di questo cleft um, o nelle forme di um, carpettiere di tipo 1 secondarie um, in cui appunto una normale il lembi valvolari, normale escursione, normale mobilità, però sono nell'ambito di un anulus uh, dilatato uh, in paziente, questo uh, classico paziente con uh, fibrillazione atraria e normale funzione. Il, um, quando invece ci troviamo di fronte a una valvola con un eccesso di uh, mobilità di escursione dei limbi, um, uh, possiamo classificarlo come una Carpentier di tipo 2, questo uh, portato qui un esempio di uh, paziente con una, un plail del lembo posteriore della metrale. Di uh, P2, un'insufficienza eccentrica uh, se, severa di, uh, diretta uh, anteriormente. Uh, in, uh, una parliamo di una carpente di tipo B uh, di, um, uh, in caso in presenza di um, valvola mitrale con dei lenti con movimento di restrizione del movimento in ansiscole e uh, siamo uh, di fronte a un paziente con un uh, lembo posteriore retratto un uh, lembo anteriore della mitale che è un pseudoprolasso e uh, una insufficienza uh, severa come vedete uh, diretta uh, posteriormente uh, più rari ma comunque presenti, pazienti carpetti di tipo 3A uh, con una um, valvole, con, valvole mitrale con una ridotta escursione senza streghiastole, uh, solitamente pazienti con una patologia reumatica che um, ma possono essere anche di tipo congenito o raramente causate da ad esempio uh, irradiazioni. Questi tipi di pazienti molto più frequenti asso associano generalmente un, um, all'insufficienza anche una stenosi. Uh, un piccolo accenno per per concludere del, sulle stenosi uh, mitralite dove il uh, la valutazione con il transesofageo e uh, arricchita ancora di più con il tridimensionale ci permette di fare una valutazione più accurata e uh, anche dettagliata lì dove uh, sono presenti dei uh, dove il bidimensionale um, o il, il, il transtoracico uh, com, ha uh, dei limiti questo perché con il transesofageo possiamo um, apprezzare in maniera più accurata l'ispessimento dei lembi, la fusione delle commissioni. Uh, qualora ci troviamo di fronte appunto a una uh, stenosimetralica di tipo reumatica e uh, soprattutto apprezzare quindi le, uh, le uh, calcificazioni, spezzamento, fusione delle corte dell'apparato sottovalvolare. Um, come vi dicevo uh, in precedenza, uh, il, in che cosa ci aiuta l'esame il, um, il, um, il, transesofageo in particolare l'applicazione del 3D, l'utilizzo del multipiano, quello di uh, assicurarci di uh, consentirci una valutazione più accurata dell'orifizio valvolare uh, mitralico uh, diastolico, consentendo quindi di allinearci proprio perfettamente. E questo risulta particolarmente utile nelle stenossi mitraliche dove hanno il movimento un domico dei lembri il, lungali, uh, il, il movimento anomalo appunto dei limbi valvolari eh, crea molto spesso difficoltà soprattutto alla transorace, un corretto allineamento e quindi una corretta eh, valutazione dell'area planimetrica inoltre con l'applicazione del 3D valutazione sia sul del versante atrale che del versante ventricolare oppure come abbiamo visto precedentemente con la trasdiaschipa ehm, a sé lungo eh, ci permette anche di eh, studiare con dettaglio quelli che sono poi le calcificazioni il, eh, tutte quelle ehm, le fusioni e tutte quelle alterazioni che interessano l'apparato sottovalvolare. E con questo concludo. Grazie per l'attenzione. Complimenti a Federica per la dettagliatissima presentazione ma soprattutto per l'altissimo livello delle immagini che ci ha mostrato, veramente belle, le abbiamo apprezzate molto. Adesso è un onore per me introdurvi il professor Ben Fari dall'Università di Verona che ci illustrerà come valutare la valvola tricuspide con il programma Grazie, dovreste sentirmi bene. Ringrazio la dottoressa Mandoli per la presentazione, il professor Di Salvo e tutto il gruppo di studio e la SIC. Eh, mi tocca la valvola tricuspide e dieci minuti dovremmo farcela. Andremo un po' diretti sulle cose più importanti per stare nei tempi. Innanzitutto partiamo inevitabilmente da un po' di background anatomico, la valvola tricuspidale è quella più ampia che abbiamo all'interno del nostro corpo e questo già di per sé ci crea un primo problema, nel senso che dobbiamo ampliare il, il nostro settore di scansione e questo riduce inevitabilmente la qualità delle immagini stesse. Inoltre è la più anteriore, quindi la più lontana dall'esofago e questo è un ulteriore problema. Come se non bastasse, a dei lembi molto sottili e si vedono particolarmente male rispetto alle altre valvole, in particolare con le metodiche tridimensionali. In più, l'orifizio del rigurgito, spesso presente, può non essere circolare, ma più spesso avere una forma a stella. Tutte queste cose rendono la valutazione della valvola tricospedale molto complessa. Per il grading dell'eventuale insufficienza associata, vi dico subito una cosa e poi non ne parlerò più. Il grading deve essere è valutato possibilmente con l'ecotranstoracico, perché abbiamo tutta tutte le possibilità, tutte le misure e le metodiche per farlo e siamo in una condizione molto più fisiologica, dove non ci sono variazioni di precarico e poscarico che possono influenzare il nostro giudizio. E quindi il consiglio è, il take-on messa già, di andare sempre all'ecotransesofageo con il grado di severità della tricuspide già valutato precedentemente e non andare con un dubbio importante, se non in casi selezionati inevitabilmente durante questa chiacchierata dovrò accennare alle terapie transcatetere dell'insufficienza tricospedale. Perché? Perché hanno, eh, è noto a tutti, hanno dato un boost importante alla, allo sviluppo e, alla, eh, e a rifinire la, la valutazione eh, della valvola tricospedale tramite la metodica transesofagia stessa. M un brevissimo accenno filosofico, mentre per le valvole di sinistra, come la valvola mitralica brillantemente presentata da, da Federica, abbiamo avuto decenni di sviluppo e di conoscenza della fisiopatologia, della storia naturale e prima di passare alla terapia prima chirurgica poi transcatetere, nella valvola di destra, tricuspide in questo caso, abbiamo vissuto una cosa contraria, cioè lo shift da sinistra a destra delle terapie, della disponibilità terapeutica e quindi si è andati un po', si sta andando un po' a rincorrere, eh, lo studio accurato della fisiopatologia e della storia naturale e della classificazione della valvolopatia stessa. Questa è una cosa da tenere a mente. E, e perché è così importante la valutazione imaging, in particolare transesofagea, nelle procedure e nello studio della valvola eh, tricuspidale rigurgitante? Beh, perché il successo di una procedura eh, transcatetere eh, sembra avere un effetto, almeno lo, lo ha nei registri, prognostico e sembra avere un effetto che è strettamente dipendente dal grado di successo della procedura e quindi noi come imager abbiamo un ruolo importante nel coadiuvare tutto l'intervento. I, I dati dai trial sulla, sulla prognosi arrancano un pochino a, ad arrivare, ma questo non deve mh, sorprenderci perché l'abbiamo visto succedere anche eh, per altre valvolopatie, mentre è chiaro Ormai si può dire tranquillamente che passare da un'insufficienza tricuspidale di questo grado, come vedete in alto a sinistra, ad una di questo grado dopo l'apposizionamento di due triclip è sicuramente dà un beneficio in termini di qualità della vita e di riduzione dei sintomi al, pa al paziente. Le sezioni che ci servono per, per studiare la valvola tricuspidale le ha già un po' accennate Alessandro nella sua bella presentazione e le vedremo un filo più in dettaglio. Eh, sono sia medio-esofagia e esofagia profonde, ma soprattutto transgastrica. La transgastrica ha un ruolo particolarmente importante nello studio della valvola tricuspidale. Andiamo però per ordine, partiamo da medio-esofagia a quattro camere. Come vedete qui nel cartoon a destra, in questa sezione di solito abbiamo il lembo, abbiamo una buona visione del lembo settale e del lembo anteriore. Tuttavia c'è un problema perché... Eh... Procedure pregresse del paziente effettuate sul lato sinistro del cuore, come in questo caso posizionamento di una protesi mitralica, possono in qualche modo oscurare la nostra visione della valvola tricospedale. questo non è una, una, una cosa che succede poco frequentemente perché nei negli registri e nei trial fino al 40% dei pazienti che venivano riferiti per un trattamento della valvola tricospedale, avevano device a sinistra. Come fare in questo caso? Molto semplice: piano piano spingiamo la sonda un pochino più in profondità in esofago e guardate come, passando da sinistra, a destra riusciamo a ottenere una migliore visualizzazione del rigurgito che vogliamo studiare. Un'altra alternativa può essere andare a 180 gradi per cercare di spostare in un qualche modo eh, lo shadowing dato dal device e aprire meglio la visualizzazione delle del linee della tricuspide. Seconda sezione importante: l'inflow-outflow del ventricolo destro. L'ha già citata Alessandro. Questa è la nostra home view, proprio dove ci dobbiamo sentire confident nel valutare la valvola tricuspidale. In questa sezione di solito si vedono il lembo anteriore e il posteriore. L'anteriore lo riconoscete perché è a ridosso della valvola ortica. Quello che però manca totalmente è il settale. Cosa fare allora? Beh, con un semplice tasto sull'ecografo che apre una visualizzazione ortogonale a quella, a quella in esame, ce l'hanno ormai tutte le, le macchine di, di alta gamma, eh, con vari nomi, e possiamo andare a mettere in evidenza il lembo settale, che si vede benissimo qui nel cartone in basso a destra. È chiaro che non Sapremo bene tagliando all'interfaccia tra anteriore e posteriore quale sarà il, il lembo che, eh, che, affronta il lembo settale. Ma con questo movimento di sweep anteriore possiamo sicuramente andare a mettere in evidenza l'interfaccia settale anteriore. E con questo movimento di sweep posteriore totalmente digitale possiamo andare a mettere in evidenza l'interfaccia settale posteriore. E questa sarà un un qualcosa di molto semplice ma fondamentale per studiare bene il nostro rigurgito valvolare. Passiamo poi alla transgastrica. E la transgastrica è l'unica eh, sezione che ci permette di vedere tutti i lembi o la valvola in toto, con tutti i suoi lembi, in una sola eh, sezione. E non sempre i lembi sono tre, possono essere due, possono essere quattro, possono essere cinque, quindi è molto importante studiare morfologicamente la valvola. E qui c'è un altro esempio di, di sezione transgastrica dove vedete che si vede molto bene un importante rigurgito della valvola e questa è la classificazione che un pochino ormai qualche anno fa è stata sdoganata per eh, nominare un po' sulla scorta anche di quello che si fa con le altre valvolopatie, in particolare con la mitrale. E la morfologia della valvola. Questo è importante soprattutto perché bisogna parlare tutti uno stesso linguaggio, quindi per capirsi, per comunicare in modo efficace soprattutto all'interno di un team che deve poi fare scelte terapeutiche, ma anche perché i vari fenotipi diciamo hanno un impatto eh, importante sulla riuscita o meno di un'eventuale terapia trascatetera. Il più intuitivo dei casi è questo in basso a destra che vedete con un lembo settale multipli scallop ben sepimentati sicuramente sarà il più difficile da aggredire quello dove faremo più fatica ad ottenere un risultato eh, efficace con le tecniche a disposizione in particolare con le, con le clip questa è una visualizzazione eh, tridimensionale della valvola ospedale rigurgitante è m, utile intraproceduralmente, abbastanza utile anche per lo studio della valvola nativa eh, vi ricordo che qui eh, si vede un grosso scalino tra le m, le tecnologie di ultimissima generazione e quelle precedenti. Quindi eh, mi raccomando, cerchiamo di fare valutazioni per procedure di questo tipo in centri o comunque in ambulatori che abbiano la tecnologia adeguata, altrimenti si rischia veramente di perdere eh, del dettaglio che risulta però importante alla fine del fine tuning e, e della terapia specifica. Le strategie eh, di intervento sono diverse e l'ecocardiografista deve coadiuvare l'interventista nella scelta di dove posizionare le clip. Ehm, tenendo sempre a mente che il meccanismo di rimodellamento patologico più eh, frequente è la, la dilatazione della porzione anteroposteriore dell'anello tricuspidale e quindi l'allontanamento dall'embosettale dall che è molto più fisso a livello del setto e quindi come filosofia si cercherà sempre di avvicinare queste porzioni all'embosettale che risulterà quindi quello critico per, la, per il corretto grasping. Ehm... Ovviamente, intraproceduralmente si utilizzano più o meno le stesse sezioni che vi ho mostrato per lo studio della valvola in sé. E una piccola nota tecnologica: esistono adesso delle, eh, delle visioni triplanari che permettono finalmente, diciamo, di non solo vedere piani ortogonali, ma anche di vedere un terzo piano eh, che di solito viene centrato sul device e permettono di guidare in maniera sempre più accorta le, le procedure. Ci sono poi una serie di. Mm, eh, di accortezze, di, di trick che possono essere messi in atto per ridurre un, un gap troppo ampio tra i limbi della valvola tricuspidale che sono la posizione antitrendele piuttosto che l'infusione di diuretico e sono tutte cose che il team di strutturale conosce molto bene e da ultimo solo come flash vi ricordo c'è anche l'eco intracardiaco sta, che sta arrivando sempre più, più utile non tanto nelle procedure a livello della valvola tricuspide perché un pochino compete con i dispositivi di, di delivery però è qualcosa da tenere sott'occhio insomma io penso che noi come comunità di imaging il know-how anche su queste tecniche dobbiamo mantenere Tenerlo. Con questo ho finito. Spero di essere stato nei tempi e vi ringrazio. Grazie Giovanni. Bellissima presentazione, immagini veramente molto belle. E abbiamo ancora tempo per la discussione, uh, vedo un attimo in chat se abbiamo domande. No, uh, se rinnovo il mio invito a tutti i partecipanti. Se avete domande, dubbi di scriverle in chat. Uh, nel frattempo, uh, per rompere un po' il ghiaccio, voglio fare una domanda ad uh, Antonello D'Andrea e eh, chiedergli un po' uh, qual è il ruolo della transesofagea tridimensionale uh, nella, nello studio dei pazienti con sospetta endocardite infettiva. Eh, Giovanni, giustamente come... Eh... Cioè, il valore incrementale può essere quello di dare una migliore definizione di tutta una serie di aspetti che abbiamo visto in precedenza. Eh, in particolare anche a livello proprio della vegetazione stessa quando presente, perché riesci eh, ovviamente a vederla da più punti di vista e ricostruita meglio, sia nella sua mobilità, no? per esempio, che in tutto il resto. E c'è un valore incrementale, sicuramente, però, l'importante è, è come posso dire ricostruire soprattutto quella nelle, nella. Nelle complicanze per i valvola, che sono quelle più, diciamo, dirimenti, che sono quelle che poi ti indirizzano, eh, in particolare, l'accesso per i valvolare, quando è possibile ricostruire tutto, ovviamente eh, puoi dare qualche informazione più, visto che devi dare un'indicazione chirurgica. Considerando che viviamo un po' nell'epoca del multimodality imaging, uh, c'è cioè un, uh, uno spazio sempre più importante che sta prendendo la, la PET CT, per esempio, cioè. nel, nel, nella TAC. Uh, tu quando consigli di affiancare all'esame uh, transesofageo un'ulteriore imaging, quale per esempio la PET-CT? I, I casi ovviamente quelli più uh, complicati sono quelli che hanno una clinica fortemente suggestiva, proprio anche un'emocultura positiva, né, ovviamente, uh, non riesce a documentare nulla, soprattutto in protesi valvolari meccaniche per lo più uh, impiantate già a, a distanza di tempo, in cui nonostante tu uh, faccia un transesofageo mirato. Non riesci a trovare qualcosa di sospetto, ma la clinica ti spinge molto a questo. Però in quei casi utilizzi una tecnica elevatissima sensibilità come eh, appunto la PET che, che ti tipo eh, e, e mi sono capitati almeno un paio di casi di questo tipo. Vai Giulia. Abbiamo una domanda in chat a cui darei la precedenza, se per voi va bene, da assunta, sempre per Antonello. Nel follow-up dell'accesso per i valvara aortico, dobbiamo aspettarci sempre la sua evoluzione verso una deterzione o formazione di pseudonurismo? Eh, ovviamente dipende da, da più variabili, dipende da... Eh, diciamo la, la reattività dell'organismo alla terapia, terapia antipirea mirata fatta bene in tempi utili e poi lo stato generale del paziente ovviamente va seguito perché quella è una, è una, è una complicanza che può rimanere stabile ma può evolvere soprattutto se è un passaggio importante perché il passaggio dal, dal semplice accesso allo pseudoneurisma è un punto delicato perché quella è, come visto, è una, è una zona rifornita, per cui lì diventa molto più delicato che può evolvere poi verso la fistola o, o altro. Quindi purtroppo non ce lo possiamo aspettare, però dobbiamo seguire ma come da linee guida, diciamo ripetendo anche il controllo ecocardiografico a distanza dopo la terapia antibiotica mirata. Se posso fare una domanda a Federica, ehm, quali sono le proiezioni e i gradi in cui dobbiamo misurare correttamente l'annus mitralico? In quale fase del ciclo cardiaco? Questa è una domanda che spesso gli specializzanti fanno, quindi nel nostro report ecocardiografico, in quali sezioni e proiezioni dobbiamo riportare la misurazione dell'annus mitralico? microfono, sempre il microfono. Sì, scusate. Um, allora, le uh, sezioni icocardiografiche al transesofageo dove dobbiamo misurare l'anulus sono l'intercommissurale e quella che ci fornisce la dia il diametro del uh, il diametro più ampio, appunto, il diametro uh, commissurale e, e la seconda uh, la seconda proiezione è quella l'asse lungo, uh, medio esofageo asse lungo, quindi a 100 a 120 gradi dove abbiamo la misurazione di del, um, del diametro um, minore, quello che è definito come antero posteriore o setto laterale. Uh, la misurazione dell'anulus vengono fatte in gastro, uh, quindi massima uh, apertura uh, del, uh, della valvola neutrale. Mm. Okay. Approfitto visto che non ci sono altre domande ancora in chat. Volevo fare una domanda ad uh, a Alessandro, uh, a proposito della sua relazione, dove ci ha fatto vedere bene come studiare l'anatomia ecocardiografica, le sezioni basi nel transesofageo, Quali sono gli errori da non fare e quali sono le proiezioni dove più spesso si possono commettere, ci si può indurre in errore? Ah beh, allora eh, ovviamente di, eh, dipende dalla patologia in esame, eh, però ehm, se parliamo un attimo dell'intubazione, eh, che secondo me è un aspetto importante, eh, io suggerisco sempre di farla ad esempio in due step, che perché a volte un po' questa parte viene scotomizzata nei, negli incontri delle so varie società, ma e non è semplicissima da imparare. Il primo step eh, prevede il superamento della base della lingua con la sonda e solo successivamente eh, diciamo far deglutire o chiedere di deglutire al paziente per quanto diciamo vigile eh, dopo aver eseguito una congrua sedazione, può quantomeno forzare eh, l'avanzata della sonda quindi è un aspetto proprio che evita degli errori che possono essere anche abbastanza traumatici. Eh, molto importante da trasmettere a chi posiziona la sonda all'interno dell'esofago. Quindi superamento della base della lingua e solo successivamente iniziare ad avanzare con un po' di eh, spinta o di deglutizione. Per quanto riguarda le sezioni da fare. Ecco, stresso molto sul discorso dell'auricola, come ho fatto in presentazione, cioè non fermarsi semplicemente alla sezione a 60 gradi per dire che in auricola non ci sono delle trombosi, ma esplorarla fino ai 120-130 gradi. Questo per me è, è molto, molto importante. Invece, per quanto riguarda, ad esempio, la ricerca del PFO, Tante volte si insegna a fare la bicavala a 90 gradi, ma l'obiettivo non è fare la sezione di per sé, ma trovare l'esatto punto dove c'è la fossovale, che, come avevo fatto vedere ad esempio, anche durante la relazione, è, può essere ad un grado diverso, tipo a 60-80 gradi, perché è lì che ci si deve posizionare, ad esempio, prima di fare il bubble test. Ecco, questi sono due aspetti molto molto importanti. Eh, per darne alcuni, ecco. Okay, grazie. Eh, Se posso immagino. faccio un'ultimissima domanda mh, a Giovanni, eh, un commento eh, su quello che pensi. Sicuramente eh, l'ete è un esame sicuro in mani esperte, ma non dobbiamo dimenticare possibili complicanze. Hai eh, un commento su questo? A cosa dobbiamo stare sì. attenti? Ci sono sì, dei fini di allarme? Grazie per la domanda. Allora, mh, assolutamente due pensieri inquadramento. Il primo, eh, noi valutiamo e trattiamo pazienti sempre più fragili, sempre più comorbidi e quindi di per sé questo deve alzare un attimo il nostro livello di attenzione. In secondo luogo facciamo procedure sempre più lunghe e, eh, perché è chiaro che valutare un'auricola, la prevetta di un'auricola non è come seguire la procedura di, di triclip per una durata molto più ampia. Quindi... Ehm, Bisogna prestare attenzione a identificare soprattutto le eventuali complicanze che possono sempre essere dietro l'angolo in maniera precoce, quindi l'identificazione è importante. Per dare un numero, eh, nelle prime casistiche di procedure transcatetere sulle valvole della tricuspide c'era riportato fino a un 25-30% di erosioni esofagee, che è un numero altissimo, quasi spaventoso. Si è visto poi che solo con la cortezza di muovere molto piano la sonda tra transesofagia e transgastrica perché spesso durante le procedure siamo costretti a muoverci eh, avanti e indietro dalle due sezioni in maniera anche repentina ma facendo questo movimento con estrema delicatezza si abbatteva il rate di erosioni che spesso non erano eh, gravi ma comunque erano degne di nota e quindi assolutamente attenzione sempre e attenzione a identificare un'eventuale complicanza nell'immediato post procedura post esame ok Perfetto. Uh, una brevissima domanda, però pratica, sia a Giovanni che a Federica. I valori di cut-off che avete dato sulla, sulla vena contratta sono valori generalmente riferiti all'esame transtoracico. Uh, quali sono quelli per il transesofageo E soprattutto, quando è che facciamo sia per l'altra cuspide sia per la mitrale? Quando è il valore che possiamo accettare? Quando è invece che dobbiamo consigliare all'emodinamista oppure al cardiochirurgo di uh, fare qualcosa di più? Sì, Posso dire prima io per la valvola triptidale che è, meno, è sicuramente meno standardizzata. Allora, eh, quello che è importante è, è dicevo, no, non tanto basarsi sul, sul co-optation gap, se, se è quello eh, che stavi chiedendo. Eh, di per sé, perché si è visto che con le procedure che ho mostrato di anti di diuretizzazione di e anche con un po' di team spirit, quindi con un team che ha affrontato anatomie complesse eh, in precedenza, si riescono spesso a, a chiudere anche vene contratte che nel pre-procedura si davano per probabilisticamente difficili. Quindi io direi sul transesofageo non mi focalizzerei sul numero se non ovviamente su cose che chiaramente controindicano la procedura specie in presenza di un device eh, come un pacemaker. E sulla quantificazione della severità io mi baserei sulle raccomandazioni ad oggi in, in voga non, non usando magari solo la, la vena contracta perché l'orifizio può essere come dicevo a forma di stelle quindi se, se taglio nel, tra due punte ottengo dei valori molto, molto anomali. Ok sì, io aggiungo giusto un, uh, um, un piccolo commento a quello già detto da Giovanni, che è condiviso anche uh, per quanto riguarda la mitrale, perché anche um, per la guida delle procedure, anche nel caso della mitrale, abbiamo a disposizione dei uh, di valori di cut-off, di lunghezza dei uh, lembi, che tuttavia con l'avanzamento um, dei device, um, sono, uh, sono comunque relative, in quanto uh, eh, eh, riusciamo anche uh, una stessa lunghezza di un di limbo, che mh, sappiamo essere non deve essere oltre un uh, meno di un centimetro, uh, oggi con i nuovi device. Anche questo si è uh, avuto, comunque, una riduzione, quindi uh, siamo in grado di graspare anche dei limbi uh, sempre più rimaneggiati, um, fare procedure che vanno uh, si localizzano anche, in um, vanno a, da, ad aggredire delle insufficienze che sono sempre più commissurali Quindi non abbiamo al momento dei cut-off uh, estremamente stringenti. Per quanto riguarda la valutazione del grado di insufficienza, uh, ci rifacciamo sempre il, um, i valori dei cut-off: sono uh, quelli. Uh, sono diciamo, gli stessi del, uh, del, uh, del transtoracico, ma quello che è importante tenere presente è che, come ha già ribadito Giovanni, uh, la valutazione del grado di insufficienza uh, è, uh, um, non, non ci dobbiamo basare esclusivamente sui, uh, su quello che vediamo al transesofageo, per il fatto che durante la procedura molto spesso il paziente viene sedato, cambiano le condizioni emodinamiche e uh, talvolta anche un'insufficienza che al transtoracico Abbiamo stimato come severa, al transesofageo ci può apparire ridotta così come ci capita spesso anche durante le procedure, procedenziale sia se la mitrale sia per la tricuspide, proprio per l'estrema dinamicità di queste, uh, di queste patologie. Ovviamente questo è, eh, non, è, non è vero per le, i difetti che uh, sono al transtoracico, sono più difficilmente uh, visualizzabili, tipo i flavi, i prolassi, dove uh, talvolta l'estrema ec eccentricità del jet ci fa sottostimare l'insufficienza in, al transtoracico e a quel punto il transesofageo diventa eh, diciamo fondamentale nel valutare il di insufficienza e ehm, a talvolta solo tramite il transesofageo possiamo applicare delle metodiche quali può essere il PISA o come dicevi tu la vena contratta per valutare effettivamente la severità dell'insufficienza Perfetto, ultima risposta flash, Federica, una domanda che c'è in chat. Come misurare l'anulus in presenza di calcificazioni importanti? La domanda è riferita però all'annulus aortico, sei esperta anche di eh, valvola aortica, sì. quindi la sì, certo, la chiudiamo. Uh, sicuramente. Allora uh, il, il calcio dovrebbe essere escluso, quindi è, uh, purtroppo è difficile da uh, a quel punto non siamo perfettamente in grado di comprendere dove finisce. Ma uh, nella valutazione del, 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 dell'anello per una votazione, ad esempio, per il, per il calcolo dell'equazione uh, del, di continuità, dobbiamo uh, mh, utilizzare la proiezione, uh, la sezione uh, asse lungo o media esofagea e cercando di. Quanto più possibile, il calcio c'è un'ultima domanda dalla chat. L'ho vista per Giovanni. Complimenti, rispetto alle forme secondarie atriali e ventricolari. Qual è il valore aggiunto dell'ETE nelle eh, insufficienze tricuspidali che è indotte da FIED? Come si definisce il meccanismo esatto? sì, sì è un'ottima domanda. Ricordo per tutti che. Eh, le insufficienze tricospedali che indotte da, da catetere sono una categoria adesso a parte nella classificazione eziologica di meccanismo, quindi vanno considerate a sé. E sfortunatamente no, nella maggior parte dei casi che arrivano a trattamento, non c'è mai un meccanismo unico. Quindi spesso sono una combinazione. Quindi è prevalentemente ventricolare, prevalentemente atriale, e spesso c'è anche il catetere. E... La valutazione dell'insufficienza teloscidarica da, da catetere può essere fatta benissimo anche dal transtoracico, Se la finestra è buona, se abbiamo una buona dotazione tridimensionale, il, il concetto è semplice detto proprio flash: se il catetere è centrale, di solito non lo struisce, se è commissurale non dà problemi. Quando invece va a spingere sull'embossettale, insistere sull'embossettale, quasi sempre ci sono problemi. E questo si vede frame by frame, guardando bene. La, il jet rispetto al movimento dell'emosettale rispetto al catetere quindi cercare una sezione che abbia il catetere ben in visione magari in 3d qualche volta si riesce veramente ad aiutarsi bene e pensare che sono quelli non centrali non commissurali che possono essere più insidiosi perfetto bene okay. adesso direi che è arrivato il momento di chiudere voglio ringraziare eh, nuovamente il mio co-moderatore e tutti i relatori per l'altissimo livello delle presentazioni, delle immagini che ci avete portato e eh, per, per la discussione. Quindi grazie al, al gruppo di studio di Antonello che lo coordina. A presto. Buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti.